Bentornato sul mio canale. Oggi è sabato, 12 febbraio 2022. E quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Bersagliati su più fronti. Che giornata! Sabato impegnativo, sotto il tiro incrociato della Luna in quadratura alla coppia Giove-Nettuno. Vi trovate nel bel mezzo di un crocevia planetario, gli astri se le danno di santa ragione e a farne le spese siete proprio voi. Nel mirino la vita professionale, tra voli di fantasia e progetti grandiosi ma inadeguati all'attuale realtà dei fatti, volate in alto come falchi, mentre visto il momento presente dovreste zampettare come paperotti. Inevitabile il senso di colpa per non essere stati capaci di realizzare i vostri sogni, mentre Saturno sta canovista in sesta casa, insieme al Sole, sottolinea la vostra frustrazione. L'unica cosa che oggi funziona è l'amore, praticamente fuggite dall'azienda, dove il clima si fa sempre più pesante e tornate a respirare nella tranquillità di casa vostra tra le braccia rassicuranti del partner. E una speranza, un clima di fiducia che non vi abbandona, potete sperare ancora. Alcuni problemi in amore si risolveranno come auspicato e ci sarà una nuova fiducia infusa dagli eventi e dalle circostanze. Una schiarita in un rapporto, nella coppia, le ombre si allontanano e si riprende il cammino giusto. Un figlio che dà problemi, che comporta sacrifici, che non si riesce a comprendere. I single avranno una nuova speranza ma ci saranno piccoli ostacoli, anche di natura familiare. Se vi sentite soli e incompresi, cercate di superare indenni questa giornata, poiché risulterà particolarmente mediocre e monotona. Dovrete sforzarvi di tirare fuori tutta la vostra fantasia per ottenere almeno un minimo di risultato. Curate di più il vostro aspetto e sappiate essere più aperti agli altri, ne ricaverete enormi benefici. Buone notizie e qualche soddisfazione premieranno i vostri sforzi. Si inaugura un ciclo nuovo che, anche se lentamente, vi porterà a sperimentare un nuovo tipo di vita. Chiarimenti in arrivo, avrete le forze necessarie per affrontarli. Solo cercate di essere il massimo della diplomazia. Fortuna, soldi e amore. Buon umore. Intesa frizzante con Gemellini. Novità, nuove esperienze. Belle sensazioni. Giornata in cui potrai guadagnare più del solito e fare buoni affari. Sogni ad occhi aperti. Tenderai a idealizzare persone e situazioni. Se i ricordi in amore vi continuano a provocare dispiaceri non c'è altro da fare che rimuoverli, potreste anche andare incontro a piacevoli sorprese. Oggi le stelle favoriranno i rapporti sentimentali e d'amore e le amicizie di lavoro. Un progetto a cui tieni andrà in porto. Forte intuito. Sogni veritieri. Non guardatevi sempre indietro, piuttosto cercate di prendere le iniziative giuste per smuovervi da alcune forme di apatia in cui siete ricadute. L'amore è ancora avvolto nella nebbia in questo periodo. Fare il punto della vostra situazione finanziaria potrebbe non essere la cosa migliore in questa giornata, poiché sono ancora molte le operazioni da fare e potreste avere un quadro non proficuo e falsato. Avete bisogno di riprendere il controllo del vostro corpo e della vostra mente, per riuscire di nuovo a combinare qualcosa di buono. Evitiamo in amore atteggiamenti suscettibili, fanno guai. Se avete qualche questione importante da chiarire con il vostro compagno, compagna, oggi non è la giornata giusta, non fareste altro che discutere tutto il giorno senza arrivare a nessuna conclusione. Configurazione planetaria che vi favorisce inaugurando una giornata per voi sicuramente molto soddisfacente. Marte nel vigoroso Capricorno vi prepara a saper gestire intense emozioni. In famiglia vivete un'atmosfera abbastanza calma e serena. Giove in contrapposizione dal segno dei Pesci vi invita a saper gestire con equilibrio i rapporti con sorelle e fratelli, figlie e figli. In special modo se siete nati della prima decade. Cari Vergine, la situazione generale per i sentimenti non è affatto fantastica. Potrete però recuperare positività dedicandovi al lavoro, il cui recupero sembra essere più certo del previsto. I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po' secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso.
Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara. Dovreste lasciare un po' di respiro alle persone che vi sono intorno e che meriterebbero un pochino di fiducia. Non siete molto propensi ad abbandonarvi alle competenze altrui, nemmeno quando si tratta di persone a voi molto care. Evidentemente, la vostra ansia vi tira brutti scherzi e non riuscite nemmeno a concretizzare, a causa della stessa. Sarebbe il caso di metterla sotto controllo in qualche modo. Con il Sole e Saturno in sesta casa i vostri pallini, lavoro e benessere, vanno appunto a pallino. Come se non bastasse, vi ritrovate con la Luna imbronciata allo zenith, a ricordarvi i vostri sogni e i vostri impegni, mentre Giove e Nettuno all'opposizione lasciano supporre una certa difficoltà nell'impattare con gli altri, che pure cercano di essere carini e disponibili nei vostri confronti. L'amore passa attraverso l'amicizia, e solo allora se su questo fronte darete il via libera, si potrà passare a un altro tipo di comunicazione affettiva, parola di Venere e Marte in trigono. Amore ed Eros. Nulla da ridire sulla vostra vita affettiva, siete amatissimi, il partner stravede per voi, gli amici vi coccolano, il problema è il rapporto con voi stessi. Nei confronti della vostra persona siete troppo critici e allo specchio vi analizzate come si fa al microscopio. Tutto sbagliato, provate a volervi un po' bene e vedrete che tutto nella vostra vita, amore, lavoro e benessere, incominceranno a raddrizzare il tiro. Non siate invidiosi dei successi altrui, ma contenti dei risultati da voi raggiunti. La premessa è doverosa perché non si può piacere a tutti né pensare di essere senza difetti. Semmai, preoccupatevi di non perdere colpi verso chi non smette mai di credere. Qual è il film che meglio rappresenta il modus amandi del segno della Vergine? Che è da un lato prudente, riservato, contenuto, ma poi sotto sotto si lascia tentare da trasgressioni e evasioni dalle regole che altri segni non avrebbero mai osato concedersi. Ma tra i tanti, senz'altro il laureato, Te graduate, del 1967 diretto da Mike Nichols. I due celebri protagonisti di un film che è rimasto nella storia del cinema sono Dustin Hoffman e Anne Bancroft, nata nel segno della Vergine. Lavoro e denaro? Argomento difficile oggi, astri ostacolanti vi impediscono di realizzare velocemente i vostri progetti, forse avete mirato troppo in alto oppure le vostre idee, sicuramente sane e ben fondate, risultano ancora difficili da capire per gli altri e necessitano di un po' di pazienza, date loro almeno il tempo di metabolizzarle. Benone invece gli affari, l'interlocutore vi apprezza e vi viene incontro, quasi quasi sembra voler favorire voi anziché se stesso. All'inizio della giornata, potreste avvertire già un po' di stanchezza e questo vi porterà a fare controvoglia il vostro lavoro e a voler tornare a casa prima del previsto, così da potervi rifugiare. La vostra professionalità è in piena espressione oggi, specie se avete abbracciato un'attività autonoma. Nuovi estri e idee innovative, tutte da mettere in campo con inventiva, vi sorgono. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 9 al 14 del mese di settembre. Benessere. Parola per oggi vietata nel vostro vocabolario, ma solo perché nei vostri confronti siete sempre così duri e pretenziosi, basta un minimo segnale di disequilibrio per mandarvi in crisi, anche dagli altri pretendete il massimo e se il loro comportamento non è esattamente in linea con le vostre aspettative. Subito ve la pigliate calda e il fegato ne risente. Ogni imprevedibile sbalzo d'umore dovrebbe essere preso con un pizzico di raziocinio. Oggi questo non è un buon momento per essere coinvolti in discussioni con colleghi di lavoro o familiari. Resta in linea con il tuo programma di allenamento, anche se non hai voglia di farlo. Per lei, sensazione di malessere, siete filiformi eppure allo specchio vi vedete oversize. O avete le traveggole oppure un cattivo rapporto col vostro corpo. Per lui, cucinare è una passione che non deve costarvi tagli e ustioni, attenti a come maneggiate forni e padelle bollenti. Colore delle emozioni, ruggine. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.